ripubblico questo video montato dei sottofondi musicali che al tempo, ahimè, usavo, coperti da copyright. Questo video per me è un documento. Compaiono rotabili su cui da ragazzo avevo viaggiato. Rileggo i testi. Luglio 1992, 25 anni dopo la chiusura delle mie ferrovie delle valli bergamasche, vado a rivedere due automotrici e cinque rimorchiate che sopravvivono ancora presso la FCU Ferrovia Centrale Umbra, Sansepolcro, Umberti de Perugia, Todi, Terni. Il capolinea di Sansepolcro e i primi 3 km di linea FCU sono in Toscana. A Sansepolcro, patria di Piero della Francesca, ci arrivo da Arezzo. Dal mio borgo in auto sono 400 e rotti chilometri. Va da sé che è stata una levataccia. Fino al 1944 da Sansepolcro transitava anche la FAC, Ferrovia Appennino Centrale. La Arezzo, Anghiari, Sansepolcro, Umbertide, Fossato di Vico. A scartamento 950 mm, trazione a vapore, aperta nel 1886 e chiusa a causa della Seconda Guerra Mondiale, mai ricostruita dopo. La vecchia stazione della FAC, ora adibita a negozi e attività commerciali, sorge accanto a questa, che è la stazione della FCU. Questo onesto nastro VHS è pur sempre del 1992. Spesso e volentieri tende a saltellare, anche troppo. R306, ex automotrice MD52002 delle Ferrovie Nord Milano, alla FCU dal 1956 e dal 1976 trasformata in rimorchiata. R302, ex rimorchiata 6005 della Ferrovia Valle Brembana, qui in servizio alla FCU dal 1968. Le foto, fra quelle che due amici ed io abbiamo raccolto per un libro sulle defunte ferrovie delle valli bergamasche a noi care. Libro pubblicato nel 1984, riporto la copertina e aggiungo, sta per uscire questa nuova edizione molto più completa. R225, ex automotrice delle FS, acquistata nel 1978 e trasformata in vettura pilota. E102 di una serie di 7 macchine Stanga Tib anno 1957, prima fornitura per la nuova allora elettrificazione in 3000 volt corrente continua, potenza 720 kW, massa 47 tonnellate. Parte la E107 in coda ad una doppia.
nota dovuta, sottofondi musicali sostituiti e a parte, tanto audio originale non è proponibile, rumori vari e tanto chiacchierare inutile o per niente pertinente, insomma, audio originale appena possibile. R223 ex automotrice MD52001 delle Nord Milano, alla FCU dal 1956 e trasformata in vettura pilota nel 1977. R207, l'ultima superstite delle quattro vetture pilota OMS TIB del 1957, acquistate nuove assieme alle prime elettromotrici in corrente continua. R222, ex automotrice 5606 della Ferrovia della Valle Seriana. Ah, quante volte l'ho presa da ragazzino che dal vino, dove non c'erano, andavo alle medie a Alzano, in servizio alla FCU dal 1974 come vettura pilota. R308, ex automotrice Breda, anno 1939 delle FS, acquistata nel 1978 e trasformata in rimorchiata. R301, ex rimorchiata 6004 della Ferrovia Valle Seriana, viaggiato anche su questa, in servizio alla FCU dal 1968. R303, ex rimorchiata 6006 della Ferrovia Valle Brembana, alla FCU dal 1968. La R305, ex rimorchiata 6008 della Ferrovia Valle Brembana, in servizio alla FCU dal 1973. Parto da San Sepolcro col treno 25 delle ore 10. Destinazione il deposito e le officine di Umbertide. San Giustino, la prima fermata in Umbria. Nel maggio 1956 la linea Terni-Perugia-Umbertide, che era in servizio dal 1915, si allungò con l'apertura della tratta di 39 km a scartamento normale da Umbertide a Città di Castello a San Sepolcro, questa che sto percorrendo in senso contrario.
e avrebbe potuto anche continuare su Cesena la ferrovia. Dapprima esercita a trazione diesel, poi nel 1957 alimentata a 11.000 volt monofase, ma dal 1 gennaio 1958 l'intera Terni San Sepolcro passò ai 3.000 volt corrente continua, cambiamento necessario perché nella stazione di Ponte San Giovanni, in comune con le FS, la linea Terontola-Foligno dell'FS veniva appunto elettrificata a 3.000 volt continuo. La rarità di un segnale ad ala. Il fiume sacro ai destini di Roma, insomma, il Tevere. Un vertide che sfiliamo la R221 ex automotrice 5605 della ferrovia Valle Seriana, trasformata in rimorchiata nel 1974. Splendido, leve dell'apparato centrale a filo tipo Max Judel. Il diesel che avanza, eh sì, presto la FCU perderà la linea aerea. Uno dei quattro D341 acquistati dalla FS per i carichi di carbone da Ponte San Giovanni a Marsciano per la centrale elettrica del Bastardo. Numeri 1022, 1029, 1039, 1042. La A21, a causa dei danni della Seconda Guerra Mondiale, con italica inventiva nel 1947-48, da tre vetture a due assi nacquero, costruite in proprio e motorizzate con diesel tolti dai relitti di automotrici gruppo 70 della ex FAC, nacquero la A21, 22, 23, in pratica delle carrozze automotrici a due assi. La A21 venne ricavata dalla vettura 1462, motorizzata con due diesel Fiat 356. Il sottofondo musicale ora è un bebop anni 40-50. Vederla ancora muovere le ruote, una fortuna. La FCU, con i recenti massicci arrivi di nuove ALN-776, si avvia probabilmente a essere la prima ferrovia non statale deelettrificata. Sono infatti presenti 8 automotrici monocabina accoppiate normalmente a 2 a 2, numerate da M01 a M08, e 6 automotrici bicabina numerate da B51 a B56,
tutte di costruzione Fiat, anni dal 1985 all'89. 410 kW, 150 km all'ora, la velocità massima. Il relitto in attesa demolizione del locomotore L151, una Breda CGE anni 20, nato in corrente alternata monofase, convertito in continua a fine anni 50. Ancora funzionante, raramente, questo raro, due esemplari soli costruiti, ABL Badoni anno 1947. Assi accoppiati, due motori a 6 cilindri Fiat 366, massa 20 tonnellate, acquistato nel 1948. I due cofano motore. Nel 1957-58, dalle casse di alcune macchine di prima dotazione a corrente monofase del 1918, vennero ricostruite tre locomotive con la parte elettrica identica alle nuove elettromotrici E100 in corrente continua. Queste locomotive classificate L151 che abbiamo visto, 152, 153, di costruzione Breda Tosi CGE, 720 kW a 90 all'ora. La ferrovia centrale umbra parte alcuni piazzali di stazione con rotaie da 36 kg metro, ha ormai completato l'armamento della linea con rotaie da 50 kg metro saldate e sta installando gli apparati acei. Resistono impianti rinnovati nel binario ma ancora pilotati dai vecchi apparati centrali di manovra a fili dei deviatoi e dei segnali con anche Max Judel o Servetta Basevi. Addirittura a Ponte Felcino, Ponte Valleceppi e San Martino i banchi a leve Max Judel comandano direttamente gli aghi elastici dei nuovi deviatoi. Un'eccezione invece è la stazione di San Gemini, vicino a Terni. L'armamento del piazzale è ancora l'originale, con rotaie da 27 kg metro e banco a leve Max Judel. In passato tutta la linea da Terni a Umberti era dotata di apparecchi a filo Max Judel e la Umberti de San Sepolcro, pur di molto più recente, aveva gli analoghi Servetta Basevi.
in un vertide l'incrocio. Questo il sopraggiungente da termine. E arriva l'elettromotrice E102 che, come treno 217 feriale, ora prendo per Perugia. La FCU è l'unica struttura ferroviaria in concessione sopravvissuta in Umbria. Certamente fu ben progettata, in modo realistico, rinunciando a scartamenti ridotti e a campanilismi vari, pur già ben presenti nel 1899 quando si iniziò a discutere di una ferrovia nell'alta valle del Tevere, e che durarono anche fino al 1908 quando fu stipulato l'atto definitivo. I lavori iniziarono nel 1911 con l'impiego di circa 3.000 maestranze e il 12 luglio 1915 vennero inaugurati i 108 km Terni, Perugia, Ponte San Giovanni, un vertide con trazione a vapore, pendenza massima del 20 per 1000 e armamento con rotaie da 27 km metro in spezzoni da 9 metri. La linea aerea a 11.000 volt corrente alternata monofase 25 Hz, iniziata con la posa dei binari, entrò in funzione nel 1920 quando fu aperta anche la tratta di penetrazione in Perugia, con 5,3 km da Ponte San Giovanni a Sant'Anna, in ascesa quasi costante del 60 per 1000. A sinistra la linea per Terni, al centro la linea FS Foligno-Terontola e a destra la nostra ascesa al 60 per 1000 per Sant'Anna. Stato di abbandono di Piscille, una delle due fermate intermedie della tratta. Il punto più particolare.
creato un secondo binario sarebbe una metropolitana perfetta. Questo è il tratto al 60 per 1000, questo tratto qui, questo è il 60, il massimo 60 per 1000, e questo è Perugia Sant'Anna, con gli scambi della stazione Perugia Sant'Anna. Perugia Sant'Anna, bella stazione di testa in stile Liberty, anno 1920, a ridosso del centro storico della città. L'originale banco a leve Max Judel. Questa doppia di ALN 776 a trazione diesel torno a Ponte San Giovanni. Questa cabina di coda diventerà di testa a Ponte San Giovanni. Le 776, motore 8217.32 sovralimentato con turbo soffiante Allset, sono una versione potenziata e velocizzata delle ALN 663. Giunti a Ponte San Giovanni, inversione di marcia e partenza in senso opposto. Terni è a 80 km. Tarelli, 50, viaggiatori, la prima fermata c'è Fanciullata del Rosso. E a sinistra Terni. Terni via Todi. FCU. Quella che stiamo facendo noi. Deruta, conosciuta in tutto il mondo per le sue ceramiche maioliche terrecotte. A Marasciano non c'è raccordo con la centrale elettrica a carbone del Bastardo e i carri di carbone si arrestano qui, manovrati dai D341 che dai ferrovieri sono soprannominati bombardoni per, ma va, il fracasso dei motori. Questo è il bombardone.
il Tevere. Questa è la quarta e ultima volta a San Sepolcro che la ferrovia lo scavalca. Todi, una terrazza sull'Umbria, quella dei tanti borghi arroccati su colline e orizzonti verdi. Di sfuggita San Gemini, e basta la parola. Una volta era così. Arriviamo a Terni. Nel 1961 la FCU acquistò dalla Pisa Tirrenia Livorno, 33 km aperta negli anni 30 e chiusa l'anno prima, nel 1960, l'elettromotrice E403 che vediamo sulla sinistra, ridotto ormai a relitto dopo essere stata accantonata a metà degli anni 80. È una Carminati e Toselli nel 1934. Accanto, sui binari FS, una Truman di 143 di una serie di locomotive americane da 420 kW arrivate in Italia con la Seconda Guerra Mondiale, trasformate negli anni dal 66 al 74. Mi resta solo il tempo di veder ripartire per Perugia la doppia di ALN 776 che mi ha portato qui. Tornerò sfruttando binari FS con la rapido Intercity 592 Van Vitelli, elettromotrici ALE 601, Terni Spoleto Foligno, poi il treno 1216 Foligno Assisi Perugia. Infine, diretto 28 della FCU Perugia San Sepolcro. Bene, ci tenevo a rivedere un'ultima volta rotabili delle ex ferrovie delle valli bergamasche che, ma va, ogni giorno posso ancora veder circolare un po' più piccoli in scala H01 a 87 sul mio plastico FVS completamente autocostruito, iniziato nel 1975 e non ancora terminato. E un vero plastico termina solo alla morte del suo costruttore.